Abito nelle terre del Lambrusco e come primo vino non potevo non portarvi qualcosa che viene proprio da qui. Io sono Francesco, questo è The Wine Channel e oggi vi presenterò l'eclisse di Cantina Paltrinieri. Quello che vi presento oggi è sicuramente un'eccellenza all'interno della famiglia del Lambrusco, o forse dovrei dire dei Lambruschi, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Di sicuro, come potete leggere dalla scheda, quello di Cantina Paltrinieri è un vino che appartiene a pieno titolo alla famiglia del Sorbara DOC. Infatti è costituito da 100% uve Sorbara in purezza e ha una gradazione alcolica fra gli 11 e gli 11 gradi e mezzo. Ma per approfondire tutte queste informazioni andiamo a leggere più da vicino l'etichetta. Eccoci qui a vedere l'etichetta più da vicino, il nome ovviamente, l'Eclisse, Cantina Paltrinieri sul fondo dell'etichetta e questo disegno, questa immagine che ricorda la luna che copre il sole durante un'eclissi solare e da qui anche il nome del vino. Se andiamo invece a girare la bottiglia e a leggere le altre informazioni che normalmente sono contenute, oltre al nome commerciale e la denominazione Lambrusco di Sorbara DOC, possiamo leggere che è un vino frizzante, secco, che è appunto con Sorbara in purezza, 100% uve Sorbara, come abbiamo visto prima dalla scheda, 11 gradi e mezzo di gradazione alcolica e anche un tocco innovativo, quale quello del QR code. Questo QR code ci permette di collegarci al sito di Vignaioli Indipendenti, l'associazione di cui fa parte Cantina Paltrinieri. Sono dei vignaioli, quindi delle cantine, che hanno fatto delle scelte particolari di cui magari parleremo in un prossimo video. Ultimo, diciamo, cosa particolare, ultimo tocco particolare di questa bottiglia, oltre a questo colore brunito che gli dà anche una certa eleganza, questa chiusura con lo spago che ricorda un po' le chiusure di una volta, quindi quando il vino si faceva un po' per la famiglia in casa. E quindi anche un tocco vintage in una bottiglia che comunque può apparire anche con un taglio moderno, soprattutto per quanto riguarda l'estetica dell'etichetta che abbiamo descritto all'inizio. E dopo aver visto l'etichetta, passiamo alla degustazione vera e propria, partendo proprio dal colore. Come potete vedere, il colore è un rosa tenue con una bella bolla fine, ma persistente. Al naso andiamo a sentire che sensazioni ci dà. Note di frutta rossa molto chiare come fragola e lampone, però a sentir bene si sentono anche delle note di vaniglia. Andiamo a vedere se in bocca e al palato conferma quanto abbiamo sentito col naso. E devo dire di sì, perché infatti si sentono queste note sempre fruttate, si sente molto anche il gusto della fragola. Il perlage molto piacevole che dà una bella sensazione in bocca e anche una nota acida che lo fa apparire quasi più come un prosecco che non come un vino rosso frizzante. Dopo aver degustato il nostro vino, passiamo ad assegnarvi i classici voti, partendo dalla fascia di prezzo. E già qui, amici, abbiamo la prima sorpresa. Questo vino prende infatti una bottiglia su 5. Questo perché il costo è attorno ai 10 euro. Quindi un'ottima qualità abbinata a un buon prezzo e questa è già una buona notizia. Per quanto riguarda invece la versatilità, questo vino merita sicuramente 4 bottiglie su 5. Infatti può essere considerato un vino a tutto pasto, senza nessun tipo di problema. Può accompagnare un aperitivo a base di salumi, ma anche piatti a base di carne di maiale tipici della cucina emiliana, in quanto la sua vena acida pulisce molto bene il palato da eventuali note grasse. Si può anche abbinare al pesce, magari quelli sempre grassi come il tonno, il pesce spada o il merluzzo, in quanto proprio questa vena di cui parlavamo prima, che lo avvicina molto al prosecco, oltre alla bolla particolarmente spiccata, aiuta a rinfrescare il palato. Passando alla facilità di beva, questo vino sicuramente merita 4 bottiglie su 5. Infatti ha un naso piacevole, note molto caratteristiche e non richiede un particolare allenamento per essere apprezzato appieno. Inoltre non necessita di accortezze particolari come aperture anticipate.
si riflette in questo molto la sua versatilità, che lo fa discostare rispetto ad altri lambruschi che appartengono alla sua famiglia. Infatti il lambrusco solitamente è considerato un vino molto commerciale, ma qui abbiamo un'eccellenza. Pertanto il mio giudizio complessivo, e vi ricordo come sempre personale, è di 4 bottiglie su 5. Prezzo contenuto, versatilità, bocca e naso appagati lo fanno un ottimo vino, da proporre come alternativa anche a bottiglie più prestigiose o di fama, senza il timore però di fare brutta figura a magari una cena con i vostri amici. Vi lascio il link al sito di Cantina Paltrinieri qui sotto nella descrizione del video, in modo che possiate conoscere altre eccellenze da loro prodotte. Bene, per oggi abbiamo terminato e come sempre, se questo video vi è piaciuto, un mi piace è gradito. Se non vi è piaciuto, un bel pollice in giù e ditemi il perché nei commenti. Iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Vi lascio con le mie solite 3 raccomandazioni. La prima è che i minori di 18 anni non devono bere. La seconda è che non bisogna bere prima di mettersi alla guida o di svolgere attività pericolose. E la terza è che bisogna bere con moderazione, ma di qualità. Ciao e alla prossima con Francesco su The Wine Channel.